Pace e bene a tutti. Oggi 3 marzo ricordiamo Sant'Innocenzo da Berso, un frate cappuccino. Ascoltiamo la sua storia. Giovanni Scalvinoni nasce a Niardo, Brescia, il 19 marzo del 1844. Dopo pochi mesi gli morì il padre per una polmonite. Fin da piccolo ebbe una grande pietà per i poveri, dando generosamente quel poco che possedeva a coloro che bussavano alla porta di casa. Conserverà questo sentimento per tutta la vita. Trovava soddisfazione quando da cappuccino andava in giro per la Questua e tornava in convento con la bisaccia vuota. Quello che riceveva lo dava ai più bisognosi. Trascorse l'infanzia a Berzo, frequentò poi il ginnasio nel collegio di Lovere e da qui passò al seminario di Brescia. Ordinato sacerdote nel 1867, ricoprì diversi incarichi, tra i quali predicatore di esercizi spirituali nei conventi lombardi e vice direttore in seminario. Da quest'ultimo venne rimosso per la sua mancanza di autorità. Il suo carattere timido gli faceva desiderare una vita di nascondimento e solitudine. Si fece cappuccino e ricevette il nome di Fra Innocenzo. La maggior parte della sua vita la trascorse davanti al tabernacolo nel convento eremo dell'Annunziata. Amava molto il crocifisso e l'esercizio della Via Crucis che raccomandava ai suoi penitenti. Gli ammalati e gli afflitti andavano da lui per ricevere la sua benedizione e la sua fama di santità incominciò a dilagare. Nelle festività era al confessionale dal mattino alla sera. Morì nell'infermeria del convento di Bergamo il 3 marzo 1890, solo 46 anni. Pochi mesi dopo le sue spoglie vennero trasferite a Berzo. Il 12 novembre del 1961 San Giovanni XXIII lo proclamò beato e patrono dei bambini, che furono i protagonisti dei due miracoli del processo di beatificazione. Il suo convento e la sua cella sono meta di continui pellegrinaggi. Tanta gente vuole ancora assaporare attraverso i suoi luoghi l'incondizionato abbandono nelle braccia del Padre. Ecco, Innocenzo, quella di Innocenzo è stata una vita vissuta veramente all'insegna dell'umiltà. Lui fece il cammino per diventare sacerdote, tant'è che a un certo punto lo fecero anche vicerettore del suo seminario, del seminario dove stava. E ricordo questo particolare della sua vita perché a un certo punto lo rimossero da questo incarico. Il motivo è perché non era abbastanza autorevole, a detta dei responsabili del tempo. Lo dico perché spesso ci capita di pensare, o comunque abbiamo interiorizzato questo, che i santi siano delle persone perfette o delle persone che non abbiano dei difetti agli occhi dei più. Invece proprio in questo che è stato considerato un piccolo difetto da parte degli occhi delle persone, vediamo che si è aperta tutta una grande carica di generosità e di bellezza. Innocenzo era timido, era una persona timida, era una persona che in punta di piedi si avvicinava alle persone e alle situazioni. È proprio questa timidezza che forse lo rendeva un pochino debole agli occhi di un mondo che ti vuole forte, un mondo che ti vuole come colui che non si fa mettere i piedi in testa. Forse questa delicatezza, questa voglia di non apparire, di non essere al centro, è stata proprio la chiave della sua santità e che gli ha permesso di farsi strada in maniera splendida nella vita di tante, tante persone. Allora l'insegnamento vuole essere questo, proprio di farsi forza nella propria timidezza. Quando lui è il patrono dei bambini, quando vediamo quindi dei bambini che sono timidi, ecco, mai fargli pesare questa cosa qui, anzi, cercare di fargli capire che è un punto di forza e proprio grazie a questa loro capacità di essere sensibili e aperti anche alle necessità degli altri, possono essere molto, molto, molto avvantaggiati in un cammino che farà aprire l'amore
nella loro vita verso l'amore degli altri. E quindi preghiamo proprio per tutti i bambini, soprattutto per i più timidi, Sant'Innocenzo che interceda. Sant'Innocenzo prega per noi.